Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Petro Igor il Tank e questo nuovissimo video che faccio, questa volta in Totally Accurate Battle Simulator, quindi nella serie Giochi Bizzarri. Da quanto tempo non portavo questa serie? Da tantissimo! Male, ho dovuto rimediare, ed eccoci qua. Allora, questo è un gioco che mi è stato suggerito e che dicono sia super particolare, infatti ho provato solo i primi tre livelli, come potete vedere qua, solo per avere un'idea di cosa avrei portato sul canale, perché bisogna essere seri qua, no? Allora, livello numero 1. Qua cosa bisogna fare? Vabbè, ci si sposta con i tasti di Minecraft e col mouse. Bisogna scegliere delle truppe da mettere contro le truppe base che in questo caso, essendo il primo livello, sono contro di noi. Io direi di partire dai vichinghi. Chiaramente non conosco tutte le truppe che posso mettere e ho un limite di 500 money in questo caso. Perciò iniziamo con i vichinghi normali, tipo Headbutters. Poi mettiamo davanti due con lo scudo per difenderli, dietro uno con la lancia, uno con la spada, anzi due con la spada, ne mettiamo due con la spada, tutti a guscio. E poi davanti voglio mettere qualcuno che li difenda, vediamo, uno scudo qua davanti, proprio a punta, e dietro mettiamo un terzo con la spada. Ok, li ho messi un po' in alto, ma fa niente, iniziamo, facciamo start e vediamo cosa succede. Guarda con che movimenti spastici che fanno, guardate ragazzi. Quello è rimasto là dietro, sfondamento di qua. Sì, sono confusi gli avversari. Questo dove è rimasto? Qua dietro. Che cade, lancia li ricompare a caso. Tan tan tan. Sei ubriaco amico, sei ubriaco. Cosa stai facendo? Poi guardo sotto e si bugga tutto. Ah! Attenzione, attenzione. Che gioco spettacolare. Dove stai andando? Dove stai andando? I nemici sono là. Loro vanno avanti. Forse non ho utilizzato una strategia molto buona, perché i miei sono la maggior parte morti. Cioè riesco a perdere il primo livello. Oh my god. Ma poi i miei sono rincoglioniti in modo pazzesco. Guardalo. Ce l'ho con te oggi. Ce l'ho con te, il ragazzo con la spada senza mani. Mamma mia. Dai dai. Sono dietro di te. Sono dietro di te babbo. Sono dietro di te. Non venire verso di me. Sono dietro di te. Non ce la fa. Non ce la fa. Cioè è lì davanti a te. Ah, ammazzalo, ammazzalo. Gli ha rubato la spada. Dai, uccidi, non devi tirare le pedate, hai una spada, vai dall'altra parte. Sei solo tu. Oh no, è rimasto solo lui. Lo chiamerò George. George, attacca. Cioè, è lì, sono di fianco a te, loro vengono verso di te. Uccidili, mi raccomando, uccidili. Uccidili, non cadere, non cadere, ammazzali. Ho perso il primo livello. George di merda, ma che ritardati. Allora, ricominciamo. Ci stava l'idea di mettere quelli con lo scudo, però li spargiamo più sul campo. Poi mettiamo davvero questa volta gli arcieri dietro, in modo che sparino i nemici mentre quelli davanti gli fanno le chiappette a strisce. E poi mettiamo uno con la spada, George in prima fila, e un ladro per accoltellarli dietro a George. Il ladro si chiamerà Frank. George e Frank, la nostra squadra d'attacco. Andate ragazzi, andate, mostrate cosa sapete fare. Allora, guarda quelli con l'ascia come spaccano. Ci volevano gli arcieri, perché gli sparano da lontano. Forse questa la vinciamo, ragazzi. Forse questa la vinciamo. Dai, dov'è George? Dov'è George? 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 Ah, ok. Qua subito il secondo livello. Iniziamo. Qua sono molti di più, ma ho il doppio delle monete. Da questa parte metto un cannone. E dall'altra metto solo questo. Vediamo cosa succede. Partiamo così, poi la prossima la faccio seria. Ma adesso voglio vedere. Mamma mia! Mamma mia, forse la mia strategia non è stata del tutto così stupida. Beccalo, beccalo, beccalo. Ma è morto? No, è solo inciampato. Ma chi sono? Il mago delle strategie. Però adesso mi sa che questa strategia non vale, perché sono più di due schieramenti. Direi di iniziare. Vediamo se faremo bene anche questa volta. Start. Allora, vediamo subito che sono disagiati e si fanno male da soli. Mamma mia, che cretini. Bam, bam. Vediamo cosa succede. Quelli che sparano sono super forti, guardate qua, però vengono portati via da quelli con lo scudo. I miei arcieri sono rimasti un po' soli, poverini. Vediamo che là in fondo hanno vinto i miei. Qua ci sono alcuni dei miei, soprattutto in fondo hanno avuto la meglio, ma non ho capito con quale criterio. Ma li ha sparato e non è morto, mannaggia. Mamma mia che movimenti disagiati, guardate come si portano in giro a vicenda. Sparali, sparali, mannaggia la miseria, sparali. Si uccidono tra di loro e non riesci a ucciderlo tu. No, no, è morto. Mi sa che stavolta ho perso, mi sa che stavolta non ho fatto tanto bene. Devo dire che questi scudi mi hanno sorpreso, perché erano più forti di quanto mi aspettassi.
Poi i miei hanno un disagio nella testa che la metà basta. Avete presente la canzone di Preziosi, Dose, Pacello? Ecco, loro devono chiedere scusa per il disagio a me. Mi sa che abbiamo perso. No, ce n'è uno là, da solo, in giro, poi non c'è nessun altro. Ma guardate quello! Guardate quello! Cosa sta facendo? Dove vai? Chi è? È un George? È un George. Aspetta. È un George! George, salva tu la situazione, per favore. Dai, George. Fai ciò che devi fare. Cammina un po' come se l'avesse pigliato Darniao. Dai, George. Fai qualcosa, George. George? George. Vai. C'è un tuo simile. Uccidilo! Bravo, George. No. No, George. Sembra una roba erotica. Ma non si beccano. Dai ragazzi, fate qualcosa. Cioè, se devo perdere, almeno perdo. Ah. Ho chiesto, loro hanno obbedito. Va bene, questo schieramento non andava bene. Allora andiamo in Minsk, perché qua, non so, tipo Barbarian, Farmer, Boxer. Boxer tiene un po'. Chicken Man. No. No, raga, caga i polli. Che figata. Ok, ho perso, ma caga i polli. No, ci stava. Però, ok, ma devo vincere io. Non abbiamo capito bene. Allora, una barricata di scudi. Dietro qualche arciere. Quelli che sparano dietro gli scudi. Vediamo se così andrò meglio. Non sono molto esperto di questo gioco, ma devono ucciderli malissimo. Guarda! Alcuni sono morti, altri sono vivi. Il clone cattivo di George sta venendo a ucciderti. Muori, muori. Prima che arrivi, sparali, uccidilo. Ma l'ha preso nelle palle, non è morto. Chi manca? Ragazzi, sto vincendo, è chiaramente segno di vittoria. Ce n'è uno là in fondo che non so cosa sta facendo. Allora, uccidetelo. È qua, guardalo carichissimo, muori. Grazie, il mio pubblico mi acclama, grazie. Direi di fermarci al terzo livello, come avevo già previsto di fare, e di andare in sandbox. Vi chiederete, cos'è sandbox? È una parte di questo gioco dove tu puoi fare i due schieramenti. Quindi direi di alternare 1-1-1-1-1-1. Guardate un po' più. Che la sfida abbia inizio. Voilà, che bello! Guardate che roba! Che roba gigante! Ma il gigante non fa nulla. Cos'è questo bug enorme? Cos'è? Non vorrei essere drastico, ma non è stato corretto. Cos'è quella roba che è partita in alto? Boh, ragazzi, questa sfida è stata persa malamente dai blu. Scarsissimi. Direi di pulire tutto. E ho in mente un'altra cosa. Chicken Man Man si chiama. Lo mettiamo contro Hillary, Trump e 5 cannoni. Che dite, ci può stare? Via. Ma che roba? Come se la vola? Ah, questo si chiama Chicken Man Man perché caga polli e uomini. Trump. Ma questa è la Hillary, Trump dove è finito? Eccolo qua. Trump se ne va per i cavoli suoi, va a mettere le mura al Messico. Però no, gli spara in faccia perché crede che sia un messicano, in effetti. Sono forti, i rossi. Però quanti polli che ha cagato. E non muore, incredibile. Che battaglia all'ultimo sangue, anzi all'ultimo pollo! Un pollo! Guarda. Ma no! No, ragazzi, esce davvero la barriera! Che figata, io stavo scherzando, ma la fa uscire davvero il muro dal Messico. No, ma sono troppo dei geni quelli che l'hanno creato, raga. Che bello. Hanno vinto i blu, perché hanno vinto i blu? Con quale criterio? Era incastrato nel muro. Vabbè ragazzi, io dico che il video si conclude qua. Vi ringrazio tanto per la visione. Vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. In più vi metterò un sondaggio che in realtà ho messo all'inizio del video, dove vi chiederò se vorrete altri video di questo tipo o su questo gioco. Perché è un gioco fighissimo, secondo me, molto molto disagiante e che ha un sacco di livelli ancora e
ha un sacco di battaglie, di tipi di battaglie che possiamo fare scegliendo noi quali schieramenti possiamo mettere. Perciò fatemi sapere se volete un altro video di questo tipo. Vi auguro una buona continuazione e ciao ciao belli. Ciao ciao.